Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tantissimi prodotti che ho acquistato per il viso. Da poco vi ho fatto anche un video tutto dedicato a Yves Rocher, se volete vi lascio nella scheda il link. Ho qualcosina che ho acquistato sia per quanto riguarda le maschere per il viso o altri prodotti sempre beauty, vi lascio magari nella scheda anche quelli. Però mi mancava qualcosina che vi dovevo mostrare. Questi sono tutti i prodotti per il viso che ho acquistato sia appunto da Yves Rocher, perché avevo un buono quindi ne ho approfittato, sia al supermercato e delle novità che ho trovato da OVS. E niente, iniziamo. Come sempre comunque vi lascio l'elenco dei prodotti che ho preso giù nell'info box e se trovo il link vi metto anche il link. Qualcosa che ho acquistato da OVS mi sono accorta che non ho trovato il link ultimamente, quindi può darsi che non l'abbia trovato. Alcune cose si possono trovare su Amazon, mentre altri brand non li ho trovati, quindi non so se riesco a mettervi il link. Però vi dico dove li ho acquistati, così in caso sapete dove prendere se trovate da OVS o in altri supermercati. Appunto, uno di quelli che ho preso da OVS è questo qui. Questo è di una marca che si chiama Arbor. In realtà io non avevo mai acquistato niente, vi ho mostrato solo un altro prodotto che è quello sempre per il viso, per una maschera. Questo è un detergente viso idratante adatto a pelli secche. L'ho preso appunto perché ho avuto dei problemi e ho dovuto comunque idratare ancora di più la pelle. La mia pelle, diciamo che si è accorta tra virgolette che le temperature stavano cambiando, perché durante tutta l'estate comunque l'idratazione non sono riuscita a mantenerla, non è diventata secca, anzi in alcuni casi mi lucidavo anche. E io ho una pelle che è tendente molto al secco, soprattutto nel periodo autunno, soprattutto d'inverno, e quando c'è il cambio di stagione, soprattutto dal caldo al freddo, c'è sempre qualche problemino. Quest'anno mi è durato solo un paio di giorni, sto riuscendo di nuovo a idratare bene la pelle, però appunto ho preso questo detergente perché ho visto che comunque era idratante e sto cercando di acquistare solo prodotti appunto adatti al mio tipo di pelle, perché qualche anno fa acquistavo vari tipi di prodotti non conoscendo bene la mia pelle. Adesso che la conosco molto bene, che so come idratarla, quali sono i periodi in cui utilizzare dei prodotti, altri periodi in cui utilizzarne altri, e so che appunto adesso arriverà un periodo in cui dovrò idratarla di più e ho voluto prendere questo. Questo comunque è senza slush, peg, parabeni, siliconi, colori artificiali, oli minerali, è vegan al 100%, ha 100 ml di prodotto all'interno. Questo dice che è una schiuma detergente indicata per togliere make-up e consigliato alle pelli secche che necessitano di emollienza. All'interno c'è estratto di cetriolo che restituisce tutte le proprietà idratanti. Sicuramente io appunto lo utilizzerò come detergente, più che altro, più che per togliermi, diciamo, il make-up, lo utilizzerei proprio come detergente viso al mattino, oppure sotto la doccia, oppure proprio quando mi trucco, però dopo aver utilizzato magari l'acqua micellare, quindi come step successivo. Un altro detergente che ho preso per il mio tipo di pelle è questo qui che trovate al supermercato. Questo lo acquisto sempre al Conad, lo trovo molto molto spesso in offerta, magari ogni 2-3 mesi. Questo appunto dell'Himalaya Herbals, non l'ho mai provato questo, ne ho acquistato due appunto perché erano scontati. È un detergente viso idratante all'aloe vera per pelli non mai secche, è senza sapone, all'interno c'è sia l'aloe vera che il cetriolo, detergge, lenisce e nutre. All'interno ci sono 150 ml di prodotto e ha 12 mesi di PAO. Appunto questo non l'ho mai provato, mi sembra abbastanza denso, ha un color verdino, non so se lo notate da qui, sì, qua magari di lato si nota. Dall'altro ne ho voluto prendere uno perché costava leggermente di più, invece di questo ne ho preso due perché il Maya Herbals mi piace tantissimo, sia per il burro cacao sia per altri prodotti proprio per il viso, quindi ho voluto prendere anche questo. Un altro prodotto che voglio provare è questo qui. Questo l'ho preso da De Bellezza, che è un negozio che vende beauty e makeup che si trova a Lupin. Questo è della Garnier Skin Active. L'ho voluto prendere perché mi trovo molto molto bene con le maschere di questa linea, sia la maschera in tessuto che le maschere comunque di quelle dense. Ed è proprio della stessa linea perché dell'Hydra Bomb Protect è sempre con la melagrana, che sapete che io adoro tantissimo per il mio tipo di pelle, perché quando sono molto secca utilizzo prodotti la melagrana e migliora tantissimo molto velocemente. Comunque questo è uno spray idratante multiprotettivo, c'è un SPF 30 e anti UV, antinquinamento e antiossidante. Dice che si può applicare anche sopra il make-up per tutti i tipi di pelle. All'interno ci sono 75 ml di prodotto e qua dice che bisogna agitare bene e applicare da una distanza di almeno 15 cm. Non so se magari lo utilizzo con il make-up addosso, però volevo provarlo perché mi sembrava una novità, o almeno io non l'ho mai provato. E proprio da Idea Bellezza mi è stato regalato questo qui, che praticamente sono delle salviette struccanti per i viso e occhi dell'Equilibra. All'interno ce ne sono 10 pezzi.
C'è l'aloe vera al 20%, senza alcol, parabeni, petrolati, SLS, SLS e PEG. In realtà io non ho mai provato queste e non utilizzo tantissimo le salviettine struccanti. Le utilizzo qualche volta in viaggio, però in generale preferisco detergere il viso e fare dei vari step tutti i giorni quando mi strucco. Queste sicuramente le utilizzerò per gli swatch oppure in giro per rinfrescare le mani, proprio quando faccio swatch nei vari negozi. 3 mesi di PAO sicuramente le proverò, magari se mi trovo bene le acquisto per i viaggi. Le salviettine di cui vi ho appena parlato mi sono state regalate proprio perché avevo acquistato questo da Idea Bellezza. È un contorno occhi dell'Equilibra con l'argana all'interno, al 98% degli ingredienti di origine naturale, a 6 mesi di PAO e all'interno ci sono 15 ml di prodotto. È con acido ialuronico, è senza parabeni, siliconi, petrolati, pegole, minerali, paraffina, è testato dermatologicamente. È appunto un contorno occhi che all'interno contiene olio di argano, olio di mandorle dolci, olio di vinaccioli, estratto di gardenia, appunto l'acido ialuronico con due pesi molecolari che dà un effetto lifting e la vitamina E antiossidante. Sicuramente non terrò la scatola perché mi occupa spazio, ma terrò solo il prodotto all'interno. All'interno della scatola trovate anche un foglietto illustrativo e il prodotto è fatto così, quindi ha questo color marroncino beige molto molto chiaro. È molto molto easy come packaging, però è molto comodo il fatto che sia così di plastica, perché tutti i prodotti in vetro potrebbero cadere. Io preferisco tutti i prodotti che sono così in plastica come quelli di Naturaline, che praticamente tutta la linea è fatta proprio in plastica di qualsiasi prodotto, anche per quanto riguarda i tonici e i detergenti, quindi io li consiglio sempre quando sono così, fatti così. Un altro prodotto che è una novità di OVS è questo qui, che appunto è sempre della marca Arbor, questo costa 4,99 euro. È una crema scrub nutriente, è al cocco, è adatta a tutti i tipi di pelle, anche questa è senza SLS, PEG, parabeni, siliconi, coloranti artificiali e oli minerali. All'interno ci sono 100 ml di prodotti a 6 mesi di PAO. Appunto l'ho voluta prendere perché mi sono accorta di avere pochi scrub per il viso e quindi l'ho voluto prendere anche per provarlo. Di recente sto facendo anche un database proprio di tutti i prodotti beauty che ho, in modo tale che man mano mi rendo conto di cosa ho, cosa non ho e incomincio a utilizzarli, perché questo periodo è stato proprio un periodo di haul. Invece sicuramente il periodo che verrà adesso, che viene l'inverno, comincio comunque a smaltire, come succede sempre che faccio diciamo tutti gli anni. Di solito acquisto molto periodo agosto-settembre, poi verso ottobre, novembre, diciamo gennaio, soprattutto in campo beauty, tendo a smaltirne tantissimo. Sempre al supermercato e sempre al Conad ho acquistato questo. Questo è lo scrub appunto per il viso, la calendula karité con ingredienti bio. All'interno ci sono 75 ml di prodotto e ha comunque 6 mesi di PAO. Questo ve l'ho mostrato un sacco di volte perché l'acquisto molto spesso. Quando termino gli scrub oppure quando ne ho pochissimi, tendo a riacquistarlo sempre perché lo acquisto intorno ai 2-3 euro al Conad e mi piace tantissimo. È il mio scrub viso preferito perché ha sì i granuli, però non danno molto fastidio. È uno scrub molto delicato, leggero, soprattutto per me che appunto ho una pelle tendente al secco e oltretutto molto molto reattiva, che si arrossa facilmente. Quindi questo lo consiglio proprio a chi ha la pelle così come la mia. Il prodotto è fatto così, sicuramente me l'avete visto un sacco di volte terminare. Anche attualmente lo scrub che sto utilizzando per il viso è proprio questo. Anche questo è fatto tutto così in plastica. Sempre al Conad ho acquistato questo, che è anche questo un altro prodotto top che vedete molto spesso terminare. È praticamente lo struccante occhi biologico delicato dei provenzali, è quello con olio di rosa moschetta, con acido ialuronico e senza profumo, pH isola lacrimale, che mi aiuta tantissimo. Infatti, tra tutti i detergenti per occhi che ho provato, questo è quello che mi è piaciuto di più. Mi piace tantissimo anche quello di Naturaline, però non lo so, quando utilizzo questo mi accorgo che lacrimo molto meno, gli occhi sono meno arrossati, mi screpolo molto meno qui nell'occhio, perché appunto io tendo a lacrimare molto spesso. Invece, utilizzando questo mi sono accorta che l'effetto si vedeva, cioè è molto molto delicato e mi aiuta tantissimo in questo problema che ho, cioè che mi lacrimano gli occhi. E sicuramente acquisterò quasi sempre questo, a meno che non dovessi provare qualche altro prodotto, però tra tutti quelli che ho provato, anche più di natura neanche uno mi piace questo.
Infatti l'ultima volta non ho acquistato più quello di Naturaline, ho acquistato questo. E sempre al Conad ho preso un altro prodotto, che è questo, che è un gel micellare struccante di Garnier, sempre della linea Skin Active. Questo è per peli normali e miste, e l'ho voluto prendere perché questo sicuramente lo utilizzerò in combo con mia mamma, che ha una pelle un po' più mista. E l'ho preso in realtà quando ero estate, avevo la pelle appunto un po' che si lucidava. Non so se adesso lo utilizzerei, perché appunto, come vi ho detto, la pelle sta tendendo al secco. All'interno ci sono comunque 200 ml di prodotto a 6 mesi di PAO. Io di solito, come utilizzo l'acqua micellare, non utilizzo mai dei gel micellari, siccome mi trovo molto bene col tonico di questa linea, ho voluto prendere anche questo. Adesso vediamo, vedo se effettivamente serve per il mio tipo di pelle oppure se mi dà qualche problema. Anche questo comunque è senza profumo, senza parabeni e dermatologicamente testato. Invece, per quanto riguarda lotion, ho voluto prendere questo prodotto che non ho mai provato. Avete visto nel video dove vi ho mostrato tutte le creme a mani che ho preso, che ho preso anche la crema a mani di questa linea, però questa linea Cosmia, che si trova appunto lo Shan, ha dei prodotti che hanno ottimo inci, o almeno un inci accettabile, e altri prodotti che non hanno un inci bio o verde. Praticamente quello per le mani è comunque avrà un ottimo inci, invece qua non credo che sia, diciamo, un bio, anche perché non lo vedo scritto da nessuna parte. Questo è un tonico, Cosmia, è un tonico per le pelli sensibili che idrata, aiuta chi ha le pelli molto secca e molto sensibile. Questo all'interno di 250 ml di prodotto, 6 mesi di PAO. L'ho voluto prendere, c'è anche quello per le pelli normali miste. Ho voluto prendere questo, tendo a acquistare molti tonici e provarne tantissimi. Mi sono accorta che comunque quando hanno l'alcol all'interno, anche quello tende a seccarmi di più la pelle, quindi sto evitando anche quello e sto utilizzando dei tonici che sono un po' più idratanti. Siccome questo ho letto che è idratante, l'ho voluto prendere per provarlo. Invece all'Eurospin ho preso questi, che sono i dischetti della Fior di Magnolia. All'interno ci sono 120 dischetti per il make-up, sono cuciti, sono 100% cotone, hanno due lati, una parte un po' più struccante e una un po' più delicata secondo me. Dopo anni che acquistavo quelli al Maurice, ho provato questi e questi mi piacciono molto di più, sia dal punto di vista economico, perché quelli sono sempre 120 dischetti ma li trovate scontati a 99 centesimi, invece questi a prezzo intero costano 89 e scontati li trovate anche a 69, quindi c'è tantissima differenza perché sono ben 30 centesimi, e considerato che io praticamente me li mangio, perché una confezione da 120 dischetti la termino insieme a mia madre in un mese e mezzo, quindi quando ho visto che costavano di meno e che comunque mi piacevano molto di più, sto continuando ad acquistare questi. Mi piacciono di più per il fatto che sono più morbidi, sono cuciti però non danno fastidio, comunque la cucitura non dà fastidio, in alcuni casi invece quelli del Maurice qualcuno mi aveva dato un po' fastidio, perché era un po' più rigido proprio dove c'era la cucitura. Praticamente hanno gli stessi effetti, l'unica cosa è che sono più morbidi, se non si sfaldano, neanche quelli si sfaldavano, però questi mi piacciono di più. Al contrario di quelli della Sien, che appunto trovate alla Lidl, però che non mi piacciono tantissimo perché li avevo testati e ho notato che si sfaldano più facilmente rispetto a questi o quelli del Maurice. Comunque, appunto, ormai sto prendendo questi perché costano meno rispetto a quelli del Maurice e perché secondo me sono di qualità superiore. Da Yves Rocher invece ho voluto prendere due di questi, che praticamente è il mio detergente preferito. È il detergente, si chiama Rich Cream, una crema detergente ultranutriente, senza schiuma, senza solfatti, per tutto il viso, gli occhi e le labbra. All'interno ci sono 125 ml di prodotto e ha 12 mesi di PAO. L'ho voluto prendere perché all'interno ci sono il 100% di ingredienti di origine naturale e senza profumo, senza parabeni, cioè praticamente mi piace tantissimo, sia perché essendo così cremoso mi aiuta appunto nel periodo in cui ho la pelle molto molto secca, molto arrossata, sia perché ho provato tutti i detergenti di Yves Rocher, questo è il mio preferito, mi piace tantissimo anche quello per pelli miste, però quello lo utilizzo da verso aprile fino a settembre, poi periodo da ottobre in poi sto utilizzando questo. Questo è una novità, nel senso che c'è al massimo da 8 mesi, da quando l'ho provato, quando ho degli sconti l'acquisto sempre. Ne ho acquistato due perché avevo il 40% con una cartolina e per di più avevo 5 euro di buono, perché acquistando dei kit durante l'estate sono riuscita a guadagnare 5 euro di buono, e li ho utilizzati appunto per prendere questi, perché considerate che questi a prezzo intero costano 12 euro, invece gli altri detergenti di Yves Rocher costano 7-8 euro al massimo, però tra tutti quelli il migliore secondo me è questo, perché è quasi come se voi fate una maschera, nel senso che io di solito lo utilizzo al mattino per lavarmi il viso,
viso oppure sotto la doccia. Sotto la doccia appunto lo utilizzo come se fosse una maschera, lo metto nel viso, una quantità abbastanza, diciamo non troppo, però in modo tale che faccia un po' strato sul viso, lo lascio un paio di minuti e risciacquo la pelle e rimane proprio morbida morbida e rimane così praticamente per tutto il giorno, quindi quando lo, appunto degli sconti lo prendo sempre. E mi è stato regalato praticamente questo prodotto che è un esfoliante dell'Hydra Vegetal, un esfoliante che io ho già provato che mi è piaciuto, è leggermente più esfoliante rispetto a quello che vi ho mostrato prima di Bolle Bio, i granuli sono leggermente più grossi, infatti questo è per pelli normali e miste, però non è di quelli che sono eccessivi, che vi danno fastidio, che vi arrossano la pelle. Questo all'interno ci sono 30 ml di prodotto e 6 mesi di pausa, se non sbaglio, la confezione grande è da 75 ml e costa intorno agli 8 euro. E poi mi hanno regalato sempre dell'Hydra Vegetal questo campioncino per la pelle, una crema in gel per peli normali miste, ha 7 ml di prodotto all'interno ed è molto utile. Adesso vediamo come mi trovo. Di solito non ho mai preso le creme dell'Hydra Vegetal, appunto ho utilizzato i detergenti oppure gli esfolianti, però la crema non l'ho mai utilizzata, vediamo come mi troverò. E niente, questo era tutto il beauty che ho acquistato per quanto riguarda la pelle del viso. Vi ho detto anche quali ho già utilizzato, ve li consiglio. Quando mi trovo bene con un prodotto tendo sempre a riacquistarlo, anche se comunque sono una persona che piace tantissimo testare, provare nuovi prodotti, però se non mi trovo bene oppure se noto qualche effetto strano sul mio viso, tendo a neanche terminarlo il prodotto, magari lo do ai miei genitori, a mia madre ha una pelle mistograssa ed ha una pelle che non è così reattiva come la mia e che praticamente può utilizzare qualsiasi cosa e non le dà fastidio. E molto spesso quando mi rendo conto che la mia pelle non lo gradisce, anche per quanto riguarda i detergenti, perché devo utilizzare anche dei detergenti che non mi secchino la pelle, quasi sempre se non mi trovo bene io, le do a Lily, si trova sempre bene, per fortuna non ha una pelle così reattiva come la mia. Fatemi sapere voi cosa pensate di questi prodotti, se ne avete provato qualcuno, scrivetemi giù se avete qualche top bio che volete consigliarmi. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!